E ciao a tutti ragazzi, sono Mattiz e benvenuti in un nuovissimo video super speciale di Fortnite. Finalmente siamo nella stagione 2 del capitolo 2 di Fortnite. Dopo che l'hanno ritardato per un po' di tempo è arrivato e non vedo l'ora di vedere tutto quello che è successo. Sto per cliccare battaglia reale in questo momento. Questa è una schermata di caricamento che possiamo vedere con la bomba nucleare lì sotto, come si è vista nei trailer. Ed eccolo raga, come sempre non me lo sono spoilerato perché lo voglio vedere insieme a voi. Un bel mi piace, supporto creatore Mattiz, c'ho anche la maglietta oggi, vi voglio gasati. E adesso godiamoci e cerchiamo di capire che cosa succederà in sta season 2. Mi sembra già di capire che ci sia qualcosa riguardante tipo agenti segreti, spie, cose del genere. E sarà molto molto divertente. La bananina c'è, la banana. What? Ma sono tutti agenti segreti qua? No way. Sono tutti agenti segreti. Guardate, anche questa skin che non si vede da tanto è un agente segreto? No, poverina, lui è soltanto morto dal faro. E questa che cosa è? Il gattino che hanno fatto vedere in un leak. Ma quel gattino c'ha i muscoli, non è come Will, il mio gatto. Oh mamma mia. Praticamente si stanno riunendo. Benvenuto nell'agenzia, ci sei stato fortemente consigliato. Questa è la tua base. Acquista il pass battaglia per reclutare questa squadra di agenti. Mi auscolo. Ma che figo. Praticamente questa season 2 è a tema agenti segreti. Comprando il pass battaglia, che ovviamente shopperò con il supporto a un creatore Mattiz. Raga, ma questa è la nave di Call of Duty. Non so chi ci gioca, ma ci sembra davvero la nave di Call of Duty. Spettri vs ombre. Wow. Ma che cos'è quella roba? Non ci credo, ci si può nascondere nello scatole. Hai preso 1500 V-Bucks e nuovissimi oggetti. Raga, mi sto gasando troppo, mi sta venendo da urlare in un modo incredibile. Suonano le sveglie, ma a noi non ce ne frega niente. Buona fortuna! Benvenuti nella season! Ma aspettate un attimo, io... What? Ma è una collaborazione con la Marvel? Non facciamoci domande proprio, ok? È il momento di scoprire che cosa comprende davvero questa stagione 2. Il fatto degli agenti segreti mi piace. Ora ho bisogno di capire un po' più sta collaborazione con la Marvel. Quello che posso dirvi è che stiamo per andare a shoppare insieme il pass battaglia. E ovviamente vi ricordo, tutti quanti utilizzate il supporto a un creatore Mattiz. Fatelo tutti quanti, perché farò tantissimi eventi speciali durante questa season. Se i miei video vi piaceranno, donerò il pass battaglia a tantissimi di voi facendo delle challenge sul mio canale, come abbiamo fatto proprio nella scorsa challenge in cui abbiamo fatto un sacco di video insieme. Vi aspetto tutti, taggatemi su Instagram, perché solo attraverso Instagram sceglierò i vari vincitori per registrare video e regalargli cose insieme a me. Va bene, il pass battaglia ce lo shoppiamo dopo, perché adesso dobbiamo andare a scoprire tutto quanto. Questa è la tavola delle sfide, questo è il pass battaglia, queste sono tutte le skin che sbloccheremo presto disponibile. Guardate qui in basso a destra, che cos'è questa cosa? Poi che cosa abbiamo? Una tavola delle sfide, andiamola a vedere. Wow, briefing di Brutus. Posiziona il puntatore su un luogo per vederne le sfide. Questa è tanta roba. Il problema è che i Mattiz e le sfide non vanno molto d'accordo. Non so se vi ricordate la situazione nelle precedenti season. Vedi? Raga, io non ci sto capendo niente. Hanno aggiunto davvero troppe cose. Questo è il primo agente con cui mi ha fatto procedere. Non so ora cosa ci servirà. Dovremmo fare delle missioni segrete forse. Cavolo! Ehi amico, non puoi! Brutus. Beh, date il benvenuto a Brutus, che è il primo agente che ci servirà per squadra ombre o squadra spettri. Riservato, riservato. Vabbè, ovviamente ci dicono di shoppare il pass battaglia e completare le missioni. Wow, il gioco si evolve molto proprio come se fosse una storia effettivamente, perché dobbiamo fare tante missioni per sbloccare queste cose. Guardate, questo si sblocca tra 56 giorni inoltre. Magazzino dei potenziamenti, andiamo a vedere che cos'è questo. Costruisci mai a modo tuo. Ci sono davvero tante cose, guardate. La possiamo personalizzare al 100%, oppure le scarpe. Mamma mia. Ma quante cose ci mettete? Questo contro adesso sarà presto disponibile, sarà la zona dove Spettri, penso, e l'altra squadra si sfideranno. Ma andiamo a vedere un attimo cosa è cambiato qui. Rissa squadre, singolo, coppie, bene, le modalità ci sono sempre, sono contento. Pass battaglia, ce lo siamo visti velocemente. Mi raccomando raga, inutile che ve lo dica, dobbiamo far esplodere il gioco di supporto a un creatore Mattiz. E non mi resta che andare a fare una cosa in questo momento però. Siamo in partita, siamo in partita, siamo in partita. Perché c'è scritto mostra tutto? Perché qui mi
dicono dove devo fare le missioni, ma ora noi lo nascondiamo e andiamo a capire che cosa è successo. Abbiamo questa nuova zona, questa parte delle isole e questi... Che hanno fatto? Hanno aggiustato il contorno della mappa praticamente, anche la parte centrale però, e tutto aspettate, ci sono tante cose nuove, guardate al centro, ecco c'è quello del video che non avevo capito cosa fosse. Vabbè, inutile dirvi che, ecco, non posso far altro che buttarmi al centro, nel senso, è la cosa che tutti aspettavamo, dove tutto è diventato dorato, ora possiamo scoprire finalmente di che cosa si tratta, ma quanto è gigante sta costruzione, praticamente uscita dall'isola. Sono troppo contento, sono troppo casato, sono troppo... Pro, non è vero, sono un nabbo ma non vedo l'ora di giocare tanto insieme a voi e non vedo l'ora di passare tante nuove esperienze in questa season. Spero che Fortnite faccia tante cose, tanti aggiornamenti. Già queste cose delle sfide mi sono piaciute, ma sono curioso di vedere la mappa adesso. La vera mappa, non so nemmeno dove sto andando. Andiamocene di sotto, che vi devo dire? Via, qua, non c'è manco un'arma. Ma te pareva strano? Non è vero, eccola, eccola. Fucile a pompa tattico. Sento gente che ride. Ma che cavolo è? E questa? No, raga, non mi dite che c'è una nuova casa. Ma che cavolo è? Sono un membro della fazione. Ma non ci posso credere. No, voi mi dovete far aprire questa cosa. Ma cos'è? Vabbè, no, non fatevi domande. Non mi fan... Non posso aprire, scommetto, vero? Scommetto che non mi fate aprire. No, che cavolo... Ragazzi, quella cassa mi ha sparato. Ma io non... No, no, ve lo giuro, non ci sto capendo niente. Ma che cosa? Perché c'è quella cassa che mi ha sparato? Cioè, quel laser? Non ci facciamo domande. Questa è la scatola del trailer? No, vabbè. Mi posso nascondere nella cassa. Guardate! Ok, calmi, calmi. La situazione è questa. Noi siamo pronti a divertirci e giocare con una cassa nel corpo. Un nemico. Eccolo. Ucciso, killato, 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 yeah, una benda per noi, anzi no, uno scildino. Fermi, 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 fermi. Ma che cavolo è questo? Raga, raga, mi ha ucciso un robot, che cos'era? Perché? Pistola mitica. Ho seriamente letto rarità mitica, non sto scherzando, forse perché era in inglese e vuol dire leggendaria, ma non penso proprio, eh. Ho sbloccato anche due outfit, guardate, questo qui e quello bello della gente bananita, bellissimo. Ah, ma me lo fate vedere com'è il pass battaglia allora? Sì che me lo fate vedere, eccolo qui, abbiamo queste due prime skin che si sbloccano a livello 1. Quindi le prime skin che avremo saranno queste due con la gente bananita e il vestitino carino. Poi abbiamo la chiamata, i V-Bucks che per fortuna non mancano mai, ma andiamo a vedere le cose un po' più interessanti. Andiamo a vedere le skin, bonus livello 20, wow, questo è molto bello, mamma mia quanto è grosso e muscoloso. E questa che cos'è? Bombe, fai surf nei cieli con il... Ah, è un deltaplano, ok. Vi giuro, non capivo. Non capivo neanche dal trailer. Abbiamo un deltaplano bomba, poi abbiamo un altro... Un'altra banana. Ragazzi, ah, banana sprecchi. Troppe banane ci stanno qui. A me non piacciono manco le banane, quindi questa skin non mi fa impazzire. Questo piccone penso sia molto bello invece. Abbastanza carino, mi piace. Andiamo invece alla skin... Eccola, la skin del gattino è fighissimo. Muove pure i muscoli, what? E sto balletto? Ah, beh, ovviamente... Zampe e artigli, certo. Come non poteva venirmi in mente, gioco, non ti smentisci mai. Ma che balletti ci sono in questa season, oh mio Dio. Un altro agente banana, no. No, ehi, ehi, ma che cavolo vuoi? Sono il costume segreto del pass battaglia. Shh, ma io non ti voglio, non me ne frega niente che sei il costume segreto. Io volevo solo vedere la pagina successiva. Perché non me la fate vedere? Fatemi vedere la pagina successiva. Bonus, eccola. Carina. Scelta spettri e scelta ombre, molto bella ombre. Troppe cose comunque, troppi vestiti e troppa roba d'oro. Questo è il piccone più bello del mondo, ok, trovato. Però andiamo a livello 100 perché, da come vi avevo anche detto, c'è lui. Cioè, aspetta che questa mimetica dovrebbe essere bella, è molto bella, ma c'è lui. A livello 100 abbiamo il tizio che diventa completamente d'oro. Spettri è così e ombre è nero. Wow!
Che dire, penso proprio che mi fermerò qui. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovissimo video. Il tempo di capire quante cose si possono fare in sta season. Bisognerà fare tante missioni, bisognerà giocare tanto. E mi sa che è il momento di completare davvero le sfide e non fare quando ti accorgi che, Supporto a un creatore Matiz, non dimenticatevelo e taggatemi su Instagram ogni volta che shoppate qualcosa. Non aspetto altro, sono gasato al massimo e voglio che lo siate anche voi. Non perdetevi nessun video, quindi attivate la campanella delle notifiche. E signori agenti, spettri o ombre, devo capire da che parte stare. Ci vediamo al prossimo video. Dai così!